Sicuramente la notizia che ha fatto più rumore settimana scorsa è che OpenAI, laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale, fondata tra le altre personalità anche da Elon Musk, ha presentato GPT-4, modello linguistico che è superiore ai suoi predecessori tipo GPT-3 e GPT-3.5, cui quest'ultimo è quello utilizzato per l'attuale chatbot ChatGPT. Se vi ricordate, ho utilizzato ChatGPT nell'ultimo video di Code Academy che troverete qui sopra, dove mi sfidavo in una competizione di programmazione Java. Andatevi a ripescare quel video per vedere chi ha vinto. GPT-4 è un modello linguistico più grande dei suoi predecessori, anche se ancora non si sa quanto più grande. Voci di corridoio dicono che ha bilioni di parametri, a differenza dei 175 miliardi di parametri che caratterizzano ChatGPT. Ovviamente queste sono voci di corridoio che non sono state confermate. I più attenti avranno notato che GPT-4 è stato annunciato il 14 di marzo, che capita essere il giorno del pi greco, The Pi Day. Non sto scherzando, è la verità. Attualmente GPT-4 è disponibile su ChatGPT solamente agli utenti Plus, ovvero gli utenti che hanno pagato l'abbonamento mensile. Ma cosa farà mai di diverso GPT-4 rispetto ai suoi predecessori? Ma lo vediamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo dell'annuncio di OpenAI che ha presentato GPT-4. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, se siete nuovi di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, qui a schermo vedete il mio tag Instagram, se volete, seguitemi anche là. Prima di passare a GPT-4, ho un annuncio da fare. Il video di venerdì si scambierà col video del mercoledì. Non c'entrano problemi logistici, sono in tempo con la mia programmazione. Non vi posso spiegare in questo video perché. Venerdì scoprirete tutto. Quindi il video di Under the Hood sarà messo online il mercoledì, invece il mio vlog andrà venerdì. Tra l'altro uscirà venerdì tarda serata, non alle 4 del pomeriggio, come faccio di solito. E quindi, detto ciò, andiamo a vedere GPT-4. La prima differenza sostanziale che ha GPT-4 rispetto ai predecessori è che è definito un modello multimodale. Un modello multimodale è quello che permette di prendere in input tipi di dato diverso. Come dicevo nel mio video precedente di FK Storia, che lo troverete sempre qui sopra, GPT-3 e anche GPT-3.5 prendono in input dei testi e ritornano in output dei testi. GPT-4 è capace non solo di prendere in input dei testi, ma anche delle immagini. Quindi questo è quello che si definisce un modello di intelligenza artificiale multimodale, che è capace di prendere input diversi. Nel report tecnico che ha presentato OpenAI, viene presentata questa immagine e gli si viene chiesto a ChatGPT: cosa c'è di inusuale in questa immagine? GPT-4 risponde che la cosa inusuale è che ci sia un uomo che stira dei vestiti su un asse da stiro attaccato al tetto di un taxi. Tutto regolare. Chi ovviamente non l'ha mai fatto una cosa del genere? Ovviamente la seconda differenza è che GPT-4 ha delle capacità linguistiche migliorate rispetto ai suoi predecessori. Infatti è stato testato su diversi esami, anche esami per diventare avvocato. In questo grafico si vede una serie di voti presi a diversi esami e le prestazioni sono ordinate in base a quelle di GPT-3.5, che sono mostrate in blu. In verde vediamo le prestazioni di GPT-4 e nella maggior parte dei casi GPT-4 riesce a ottenere prestazioni migliori rispetto al suo predecessore. Anche se è giusto specificare che in questi casi si comporta come GPT-3, se non addirittura peggio. Greg Brockman, presidente e cofondatore di OpenAI, ha fatto un live stream mostrando GPT-4 e ha fatto vedere alcuni esempi in cui GPT-3.5 non se la cavava molto bene, mentre GPT-4 se la cavava benissimo. Nella fattispecie, Greg diede come input un articolo di OpenAI che parlava di GPT-4 e la richiesta era: riassumi questo testo in una frase usando solo parole che iniziano con una determinata lettera, tipo la A. GPT-3.5 neanche ci ha provato, ma GPT-4 ci è riuscito benissimo. Qualcuno addirittura suggerisce di utilizzare la lettera Q e nonostante che Greg Brockman ha fatto una premessa della serie pensata a come lo fareste voi, GPT-4 ci è riuscito. Ovviamente già si parla di incorporare questo nuovo modello all'interno dei prodotti Microsoft quali Bing e questo incrementa la voglia del pubblico di utilizzarlo. Ma come vi dicevo poco fa, attualmente è disponibile solamente agli utenti Plus.
Tuttavia non è tutt'oro quel che luccica. Essendo modelli di intelligenza artificiale, hanno dei problemi e infatti questi problemi sono scritti nel report tecnico scritto da OpenAI stessa. Ovviamente non è 100% affidabile. Infatti i modelli linguistici hanno il problema che i ricercatori definiscono delle allucinazioni. Le allucinazioni sono che l'output generato da modelli linguistici non sia corretto, quindi magari spara dei numeri a caso, o addirittura continua a ripetere sempre le stesse parole. GPT-4 ha una finestra di contesto limitata e questo mi fa pensare a quello che è stato detto in un commento in un mio video in cui questo utente mi diceva che con chat lunghe ChatGPT tendeva a dimenticare quello che è stato detto precedentemente. E un'altra limitazione importante è che GPT-4 non è capace di imparare dall'esperienza, quindi non è che tutte le chat che noi facciamo GPT-4 impara qualcosa. Resta sempre com'è. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Nella fattispecie andate a beccare il video di Code Academy in cui io mi sfido con ChatGPT. E quindi io vi ringrazio ancora per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!